Stefano ci racconta. La mia vita è sempre stata senza freni, in particolare con la cocaina. Ho iniziato il mio percorso qui in comunità, reduce da tempi decisamente frenetici. Durante i primi giorni in comunità facevo continui incubi. Andavo a letto e mi agitavo. Sognavo di cercare la cocaina, di comprarla. Mi agitavo, mi davo un gran da fare. E ovviamente si notava che i miei sogni erano irrequieti. Spesso mi svegliavo di colpo, completamente sudato, ansioso, con il fiatone. Mi sembrava di abbandonare un mondo non appena aprivo gli occhi, e questo mi lasciava spaventato. Una parte di me cercava quel mondo, l'altra parte voleva spingerlo via. Era una guerra dentro me stesso. Di giorno cercavo di sconfiggere la dipendenza, di notte ci ritornavo, la sognavo ed era come se mi facessi. Le ore che passavo dopo essermi svegliato erano sempre segnate dal nervosismo. Ero intrattabile e alcune volte mi rimanevano anche i brividi. Le cose che facevo un tempo, le cose che mi avevano fatto del male, mi perseguitavano. Ma oggi qualcosa è cambiato. Posso dire che finalmente non sogno più la sostanza e non ci penso nemmeno più. La dipendenza è una rovina. Qui gli operatori, le attività, tutto quello che concerne la vita comunitaria mi ha aiutato a fare dei passi avanti verso la libertà. Non è stato semplice, ma potersi svegliare la mattina senza un nodo in gola e andare a letto senza avere l'angoscia degli incubi che ti assalgono è una conquista. Segno che ce la sto facendo.